Di Giulianova, nel piano di potenziamento dei centri per l'impiego d'Abruzzo sono stati stanziati 340.000 euro. Giulianova presenta una peculiarità perché mentre negli altri casi i comuni hanno messo a disposizione direttamente l'immobile di proprietà, in questo caso gli immobili sono di una società che è Giulianova Patrimonio e quindi una società in house del comune. Abbiamo dovuto superare qualche problema, come dire, formale. Ma adesso i lavori dovrebbero iniziare a prendere corpo. Quanto sono importanti i centri per l'impiego proprio per trovare lavoro per le persone che sono disoccupate? Ma attualmente noi stiamo gestendo due programmi molto importanti, GOL, Garanzia Occupazione Lavoro, e anche supporto e formazione lavoro. Praticamente cerchiamo di, laddove il lavoratore ha un gap delle competenze per arrivare al mercato del lavoro, cerchiamo di sanarlo attraverso questi due programmi.